scrivere al portale, domani farete un'esercitazione che diciamo crea un ponte digitale tra due software. Uno penso che sia AutoCAD, a volte è stato fatto, con AutoCAD, a volte con Rhino praticamente, e che sarebbe il software di modellazione geometrica, perché quando le strutture sono abbastanza complesse vanno modellate geometricamente in un ambiente proprio. Questo, diciamo, questo modello geometrico viene esportato con dei file opportuni ed importato su SAP, per cui una geometria complessa come una travatura reticolare spaziale viene importata su SAP pronta per essere analizzata. Quindi vi ho già detto, diciamo, qual è l'oggetto: una travatura reticolare spaziale. Ovviamente all'inizio sarà molto semplice, ma potrà essere adattata, se voi capite bene la metodologia, può essere adattata ai vostri scopi, qualora vi servisse una travatura reticolare spaziale per motivi progettuali. Per esempio, tipica applicazione negli edifici è quando uno decide praticamente di creare un edificio appeso, come quelli che abbiamo visto nelle lezioni introduttive ad Astra per Aspera, oppure quando decide per esempio di avere un nuovo basamento da cui ripartire, praticamente, che ne so, avere molto spazio a un piano terra, però sopra questo spazio a un piano terra, quindi caratterizzato da pochi pilastri puntiformi, sentire la necessità di avere una griglia più regolare di pilastri. Allora bisogna oggettivamente rifondare l'edificio, cioè creare una struttura molto rigida che sia vista come un piano di fondazione. In entrambi i casi può aiutarvi questa tipologia strutturale, una travatura reticolare spaziale molto fitta, molto resistente. A volte molto deformabile. Per cui vi renderete conto, per chi di voi utilizzerà questa struttura, che la verifica di deformabilità talvolta è la verifica più stringente, quella che non viene soddisfatta da una struttura progettata all'esistenza. Ne abbiamo parlato nelle lezioni introduttive, che quando il materiale è intrinsecamente leggero, cioè ha un ottimo rapporto resistenza peso specifico, tende a creare delle strutture snelle che resistono per, diciamo, appunto alle sollecitazioni per cui sono progettate, però poi la snellezza provoca delle grandi deformazioni. Quindi la verifica di deformazione è la verifica leader, quella più importante nei casi di strutture snelle. E uno se ne accorge, perché prima fa un dimensionamento a resistenza, poi va a vedere praticamente quali sono le deformazioni e gli abbassamenti, e si rende conto che si abbassa un po' troppo, incompatibilmente con l'esercizio, diciamo, con l'esercizio che possiamo fare di quell'edificio. Succede quando i materiali sono molto performanti, quindi vuol dire che con poco materiale riescono a far fronte alle tensioni esterne, però poi quel poco materiale significa un momento di inerzia molto piccolo, delle aree molto piccole, che significa grandi spostamenti e quindi dimensionamento iterativo, un nuovo dimensionamento che stavolta tenga conto dell'abbassamento e non della resistenza, cioè della tensione. Ok, detto questo, è ovvio che la lezione di oggi vi dovrebbe mettere in qualche modo in condizioni di fare quell'operazione progettuale che l'esercitazione di domani implica. E quindi oggi si parla di sforzo normale e di progetto a sforzo normale per azione di compressione e di verifica a sforzo normale per azione di compressione. Parliamo dello sforzo normale. In particolare dello sforzo normale centrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che uno, siccome stiamo parlando e stiamo cominciando a parlare di tensione nel materiale, dovreste aver capito dalla lezione che ho fatto la settimana scorsa, quella di giovedì, che non siamo sulla trave di Bernoulli,
quando si parla di tensione, quando la tensione all'interno del materiale va confrontata con la resistenza del materiale, noi non siamo nella trave di Bernoulli, ma siamo in una trave tridimensionale dove c'è abbastanza spazio. Quando dico abbastanza spazio vuol dire proprio lo spazio geometrico per effettuare i tagli di Cauchy di cui vi parlavo la settimana scorsa, e quindi riuscire a parlare di sezioni nella trave, tensioni normali e tensioni tangenziali, ok? Quindi siamo in una trave tridimensionale. Questa trave tridimensionale però a una certa distanza dialoga con una forza che è applicata nel centro d'area della sezione terminale. Questa forza che noi chiamiamo sforzo normale è proprio quello che noi calcoliamo nella trave di Bernoulli. Quindi che operazione intellettuale stiamo facendo? Uno di quei salti di scala a cui spero di avervi abituato. Se non vi abituato è un altro shock per la vostra cultura, nel senso che io nella testa ho contemporaneamente due modelli. Un modello di Bernoulli da cui ricavo lo sforzo normale, esattamente come avete fatto voi nell'esercitazione di mercoledì scorso, praticamente, in cui avete calcolato lo sforzo normale, okay? Un modello di Bernoulli da cui io ricavo questo è un modello tridimensionale, da cui ricaverò la tensione. Ce li ho tutti e due in testa. Stavolta il raccordo è un raccordo molto nobile, non è solo un passaggio di scala. Il raccordo fra i due modelli si chiama principio di San Benato. Guardate che cosa scrivo. San Benato, chi era costui? Nessuno lo conosce. San Benato, chi era costui? Carnea, di chi era costui? Questo lo sapete, tanto. Non mi dite che non sapete Carnea, di chi era costui, dove sta? Dove sta Carnea? Chissà quante persone lo sapevano, che sapevano come si sposa. San Benato è un meccanico francese dell'Ottocento, che praticamente ha studiato per bene tutte le soluzioni sulla trave tridimensionale. Quindi ha immaginato questa trave tridimensionale stretta e lunga, e praticamente ha studiato le soluzioni, ecco, in termini di tensione su questa trave stretta e lunga per effetto di uno sforzo normale centrato, un momento flettente lungo l'asse X, un momento flettente lungo l'asse Y, e anche praticamente le forze taglianti, la torsione, tutto quello che abita nella trave tridimensionale, diciamo. Però a lui serviva un raccordo tra queste caratteristiche che vivono nella trave di Bernoulli, no? Momenti flettenti, il momento flettente è solo nella trave di Bernoulli o anche nella trave di Timoshenko, però non nella trave di San Benato. Se vivo un raccordo fra lo sforzo normale e praticamente che non abita nella trave di San Benato è praticamente il solido tridimensionale, e questo raccordo lui non riusciva a dimostrare che esistesse e quindi lo ha postulato. Infatti questo nasce sotto forma di principio di San Benato. In realtà un po' di anni dopo si è dimostrato, questo principio è stato dimostrato, cioè qualcuno ha dimostrato che era una conseguenza delle equazioni di gioco, e questo qualcuno è un matematico italiano che si chiama Figuera, che è stato uno dei maggiori analisti matematici che, diciamo, l'Italia ha avuto nel XX secolo. Ha dimostrato che questo non era un principio ma era un teorema. Capite la differenza tra principio e teorema? Il principio è un'asserzione che uno fa senza dimostrarla, perché quell'asserzione gli sembra in quel momento necessaria per risolvere dei problemi. Allora intuisce che gli serve quella cosa, non riuscendo a dimostrare che è vera, dice: io ipotizzo che sia vera, ok?
non so, le tre leggi della dinamica, mica sono dimostrate, ragazzi, sono principi della dinamica. Newton le ha ipotizzate, nessuno le ha mai contraddette, cioè non si riesce a dimostrare che non sono vere. Prima cosa, non si riesce a dimostrare che non sono vere e quindi che sono false. Quindi nessuno riesce a dimostrare che sono false. In più, la loro presenza, pur non dimostrata, spiega l'ira di Dio di fenomeni, allora ben vengano. Lo capite qual è la logica di un principio? Se qualcuno riuscisse a trovare un solo controesempio, un solo esempio che le fa crollare, praticamente, è ovvio che queste crollerebbero. Invece non si riesce a dimostrare che sono false. La loro presenza semplifica la vita e spiega l'universo mondo, non proprio tutto, perché con la teoria della relatività la meccanica classica è stata circoscritta su questa Terra ed eliminata dall'infinitamente piccolo, però non è poco, ragazzi. Cioè con la meccanica classica gli aerei vanno, volano, ok? Voglio dire, quindi la meccanica newtoniana ha ancora un grandissimo campo di applicazione, ok? Cioè tutto quello che potete immaginare, diciamo, vale diciamo, in tutto quello che voi potete immaginare vale la meccanica classica, almeno quello che ricade sotto i vostri occhi, insomma, e c'è diciamo, la meccanica newtoniana funziona. E quindi è molto potente. E quindi il principio, da un punto di vista epistemologico, che cos'è? È un'asserzione che non viene dimostrata. Questa asserzione non viene però dimostrata neanche falsa e non viene fatto un contraesempio per cui non è vera, ok? Nel contesto per cui si considera valida. Aggiungo pure che la presenza di questa asserzione spiega tutta una serie di fenomeni che altrimenti sarebbero tutti quanti isolati. Ok? Nel senso che ognuno avrebbe una spiegazione particolare o non avrebbe spiegazione. Quindi quasi sempre i principi rispondono ad una richiesta di economicità. Nel senso, basta un principio per spiegare tutto. Ok? San Benan, non siamo alla legge fondamentale della meccanica, San Benan capì che gli serviva questo principio e lo sparò. Dopodiché, un po' di decenni dopo, venne dimostrato, cioè, da Fichera, che in realtà non era un principio, ma poteva essere derivato dalle equazioni in gioco, dalle equazioni che, diciamo, descrivono il comportamento di quell'oggetto tridimensionale. Quindi per un lungo periodo è stato principio, adesso si chiama teorema di San Benan. Cosa dice questo teorema? Dice questo. È una cosa molto interessante quello che dice. Parliamo dello sforzo normale centrato. E adesso, diciamo, vi anticipo la situazione. Se io mi metto qua e prendo una sezione che sta nel corpo della trave, datemi in questo momento l'avallo di poter dire il corpo della trave senza definirlo, diciamo sto un po' distante dal bordo, e diciamo quello che trovo in corrispondenza di un allungamento, quindi un allontanamento delle sezioni che definiscono la sezione iniziale e quella e l'ultima della sezione. Se io praticamente, diciamo, distanzo queste sezioni terminali in qualche modo e riesco in qualche modo a misurare la tensione di una sezione centrale, trovo uno stato tensionale fatto in questo modo. Diciamo che lo stato tensionale che trovo, diciamo, dipende esattamente dal modo come io ho imposto questa forza normale centrata. Non è più così, è diverso, è un po' disturbato. Dipende da come io ho imposto, diciamo, quella forza, per esempio, cosa vuol dire? Per esempio, potrei imporla così, però la potrei imporre anche in un altro modo, guardate ragazzi, potrei imporla così,
ad una distanza giusta dal centro, e questi due sistemi di forze sono equivalenti. Lo vedete che sono equivalenti? Perché N sta sull'asse centrale. Quindi io potrei imporre uno sforzo normale centrato prendendo la forza N e dividendola in due parti, N di cui, diciamo, che passano, che hanno come asse centrale l'asse, diciamo, che passa per il baricentro. Potrei fare anche così, perché questa ha la stessa risultante. C'è un sistema composto da n mezzi è equivalente a un sistema pari alla somma delle forze passanti per l'asse centrale. È chiaro? Questo lo sapete, è equivalente. Ma potrei fare anche in questo modo. Potrei fare anche così, non è la stessa cosa, ma potrei fare anche questo. Che cosa hanno tutti questi sistemi di forze che io sto disegnando alla lavagna? Che cosa hanno in comune? Sono equivalenti. Sono equivalenti, cioè hanno la stessa risultante e hanno lo stesso asse centrale. Allora, quello che praticamente, il problema che Sandelan si pose fu questo: ma che succede se io al posto di una forza normale centrata metto, potrei fare addirittura così, guardate, invece di metterci una forza concentrata ci metto proprio un carico ripartito, pari alla soluzione, ok? Cioè metto lì, invece di mettere un carico concentrato ci metto un carico distribuito, pari proprio alla soluzione. Quindi io ho la possibilità di caricare le basi in molti modi diversi. Allora, la domanda che lui si pose fu: che cosa succede nel corpo della trave se al posto di questo carico ripartito io ci metto la risultante, oppure se al posto della risultante ci metto un altro qualunque sistema di forze equivalente? Questa fu la domanda. E la risposta che lui si diede fu: niente, non deve succedere niente, perché lo dico io. Cioè, qualunque sia il reale sistema di forze che tu ci metti sulle basi, purché sia equivalente a una distribuzione di tensione uniforme o, se volete, a uno sforzo normale centrato, quello che succede nel corpo della trave è che non se ne accorge il corpo della trave, ok? Nel corpo della trave la soluzione è questa, sempre, ok? Indipendentemente da quello che succede sulle basi, purché stiamo parlando di sistemi di forze equivalenti. Chiaro? Questo a lui gli serviva, ma gli serviva molto, perché lui serviva un raccordo tra la trave tridimensionale e la trave di Bernoulli. Bernoulli è settecentesco, Saint-Venant è dell'Ottocento. Esisteva già la trave di Bernoulli quando lui postulava questo principio. Sapeva bene che aveva bisogno di una teoria della trave adatta a risolvere problemi progettuali, perché Bernoulli è semplice e con la sua semplicità riesce a calcolare anche tanti telai, anche delle strutture complesse come quelle che si aggiravano in quel momento con l'avvento dell'acciaio. Con la trave di Saint-Venant noi solo sulla trave possiamo lavorare per capire qual è la tensione massima, okay? Quindi a lui serviva a dire: guardate, a me quello che mi interessa è il corpo della trave, nel corpo della trave qualunque cosa ci sia, o questo, a me non mi interessa, perché tanto nel corpo della trave non cambia nulla. Poi succede qualche cosa è qui ci sono delle regioni che sono in disturbo, perché una volta che mi avvicino al punto di applicazione della forza fa molta differenza il modo come la forza è
Titanic. Avviciniamo alle forze, la presenza e il posizionamento vero delle forze conta, no? Lui dice: a me non interessa quello che succede nelle regioni terminali, a me interessa quello che succede nel corpo della trama. Per cui io postulo che, diciamo, tranne che nelle regioni di disturbo, nel corpo della trave lo stato tensionale è sempre lo stesso e dipende solo dalla risultante, dal momento risultante delle forze esterne, cioè dipende, è identico per sistemi di forze equivalenti, è chiaro? Questo è quello che lui ha inteso postulare, mi serviva. Perché altrimenti non riusciva a creare il raccordo tra lo sforzo normale e il momento flettente della trave di quel noi e quello che succede nel corpo della trave, che invece gli serviva per definire lo stato tensionale. E questo fatto che gli servisse, questa sua esigenza era talmente forte che era vera, aveva intuito una cosa che era banalmente vera, tanto è vero che questo fu poi dimostrato. Ci fu un analista che dimostrò proprio che a patto che i sistemi di forze siano equivalenti, la soluzione in termini di tensione nel corpo della trave è sempre la stessa, tranne che in alcune regioni definite di disturbo che sono più o meno lunghe quanto è grande la sezione. È stato dimostrato, è vero, quindi adesso potremmo dire che questa è la trave di San Benanco, il teorema di Fichera, però nessuno se lo ricorda e dicono, diciamo, questa è la trave e questo è il principio di San Benanco, okay? È stato molto più importante chi ha avuto l'illuminazione iniziale che non chi poi l'ha dimostrato, e questo voglio dire è come l'uovo di Colombo, ok? Così. Allora, quando
parliamo di tramite tridimensionali, noi stiamo parlando sostanzialmente e di tensioni nella trave tridimensionale, noi stiamo parlando di quello che succede nel corpo della trave. Quello che succede nel corpo è sempre un po' diverso, è sempre un po' diverso, ma non ci interessa. Allora, premesso questo, cioè era doveroso richiamare il principio di San Benham. L'unica formula importante, diciamo, dello sforzo concentrato. Come la ricaviamo? La ricaviamo praticamente con una mutilazione della trave di San Venant, di cui facciamo soltanto un pezzetto. Ok? Facciamo solo un pezzo, il resto non lo facciamo. Tant'è vero che questo si chiama modello di trave fibre. Allora, non mi voglio confondere le idee, era importante e doveroso che io vi richiamassi la trave di San Venant. In realtà alcuni, diciamo, alcuni concetti basilari sulla trave tridimensionale erano stati anticipati da Galileo. Questo penso che lo sappiate, no? Qualcuno deve avervi parlato di modello di trave a fibre, no? Diciamo che le formule fondamentali, ecco, dello sforzo normale e della flessione sono ottenibili anche in un modello molto semplificato di trave tridimensionale che si chiama trave a fibre. Questa trave a fibre fu concepita da Galileo nel 600 in una serie di pubblicazioni, anzi una pubblicazione in cui, diciamo, si interessava dell'esistenza dei materiali, perché era uno scienziato molto, molto eclettico. Il modello praticamente che vi propongo in realtà è una parte della soluzione di San Benham. Per esempio, in questa fase non sentirete parlare di effetto Poisson, no? Voi sapete che cos'è l'effetto Poisson? No? Allora, l'effetto Poisson lo conoscete benissimo, se non ve l'hanno, diciamo, definito in questo modo, ve lo definisco io. L'effetto Poisson è il seguente: prendete un materiale, immaginate di fare un'operazione di questo genere con un materiale elastico, no? E cos'è un materiale elastico? Cos'è un materiale elastico? È un materiale la cui risposta sotto effetto, diciamo, di forze esterne è completamente reversibile. Prendiamo un materiale abbastanza elastico, facciamo un cubetto, premiamo questo cubetto e quello che succede è che il cubetto si accorcia, vero? Banale? Poi premete e il cubetto si accorcia. Però non succede solo questo, perché il cubetto lateralmente si gonfia. Okay? Questo fatto che c'è una deformazione non nella direzione dove applicate il carico, ma in un'altra direzione, in questo caso perpendicolare alla direzione di applicazione del carico, si chiama effetto Poisson. È una deformazione secondaria, è più piccola della deformazione principale, ma esiste. Capite bene che se io sto parlando dello sforzo normale centrato, che può essere o di trazione o di compressione, praticamente, se di trazione io mi immagino che la trave si annulli e quindi l'effetto sia quello che in direzione perpendicolare si abbia una contrazione, cioè una diminuzione dell'area della sezione. Se invece parlo di compressione, io mi aspetto che la trave si accorci, sebbene di quantità non visibili, e lateralmente la sezione si spangi, cioè si allarghi, e questo è l'effetto Poisson. Okay? Quando uno studia tutta la soluzione di San Venant completa, l'effetto Poisson c'è, perché uno studia non solo quello che succede, diciamo, in termini di tensione o la deformazione principale, che è l'allungamento dell'asse della trave, se sono in trazione o l'accorciamento, se sono in compressione, uno studia anche gli effetti laterali. Diciamo che gli effetti laterali però non hanno una così grande rilevanza progettuale, dire. E quindi uno dice, ai fini del progetto, chi studia, diciamo, queste cose
a livelli più alti, in ingegneria strutturale o in ingegneria aeronautica si studia tutta la trave, tutta la soluzione di San Benan completa. Diciamo, noi invece ne facciamo una sottosoluzione, prima l'ho chiamata una mutilazione perché per me insomma, è un po' mutilante non doverla presentare tutta, però questa sottosoluzione, capire solo che succede sulla sezione in termini di tensioni e per quanto riguarda la deformazione soltanto lungo l'asse della trave è un po' riduttivo, è quello che serve diciamo a fini progettuali. E questa sottosoluzione praticamente coincide con la soluzione di Galileo, per questo soluzione di Galileo nel modello di trave a fibre, ok? Quindi potevo chiamarla soluzione di Galileo, però San Benan si sarebbe rigirato nella tomba, quindi soluzione di San Benan e sottosoluzione di San Benan che Galileo 200 anni prima aveva intuito nel modello di trave a fibre. Come è fatto? Allora, nel modello di trave a fibre di Galileo, l'idea fondamentale è derivata dalla matericità delle travi che praticamente lui aveva di fronte. Galileo non aveva di fronte travi d'acciaio, non aveva di fronte travi di pietra, non aveva di fronte travi di cemento armato, aveva di fronte travi di legno massiccio, non c'era il lamellare, travi di legno massiccio. Il legno, da un punto di vista materico, è praticamente costituito da fibre lunghe di lignina. Che sono tenute insieme da altre sostanze, per esempio la cellulosa e l'altra sostanza basilare. Quindi osservando praticamente diciamo, come era fatto questa trave di legno, lui ne creò un modello matematico. Allora, prendiamo la singola fibra, così, e immaginiamo che questa fibra sia tirata, come se fosse un elastico. Ok? La fibra sia di lunghezza L e lui disse, se io prendo la fibra e la tiro, si allunga, banalmente. Questo allungamento di per sé definisce una grandezza che chiama appunto deformazione. Moderno dei giorni nostri noi chiameremo F sigma e K L. Questo è F e questo è K. Ok? Se noi mettiamo insieme tutte le fibre, quello che succede si allunga della stessa quantità e quindi ogni fibra ha la stessa deformazione e per ottenere quella deformazione deve essere nata una forza pari a sigma in tutte le fibre, la forza agente su tutte le fibre non dipende dalla fibra, è costante, è pari a questa quantità. Quindi io mi trovo una sezione che ha un'area A su cui c'è
una distribuzione di forze pari a sigma. La risultante di questo sistema di forze la chiamiamo N ed è pari a sigma per A, visto che sigma è uniforme. Il processo è semplice, lui parte dall'idea di poter controllare la deformazione sulla singola fibra, quindi questa forza produce un allungamento, questo allungamento produce una deformazione e questo rapporto fra la forza e la deformazione, lui lo chiama K ma noi lo riconosciamo come modulo elastico del materiale. Dopodiché, considerando che tutte le fibre si allungano della stessa quantità, quindi questa forza per allungare la fibra è uniforme sulla sezione, la risultante è solo pari al prodotto di sigma per A. Vi è chiaro questo ragionamento? È chiaro? Quindi questa rappresenta la formula fondamentale dello sforzo normale, dove praticamente sigma è uguale a N. Non dimenticate quello che vi ho detto sulla deformazione assiale, perché poi c'è una epsilon che sigma diviso E, ovvero N su A, e un allungamento che è epsilon per L, ovvero N su A. Una volta che siamo arrivati alla formula fondamentale dello sforzo normale, che diciamo definisce la tensione uniforme come rapporto tra la forza e l'area della sezione, ci ricordiamo che la deformazione è la tensione diviso il modulo elastico, e quindi sostituiamo N su A, che l'allungamento è la deformazione per la lunghezza. Vedete? Epsilon uguale a delta L su L, e quindi delta L uguale a L per epsilon. È chiaro? E quindi N è L su A. Allora, c'è una cosa che da un punto di vista metodologico mi interessa farvi notare, che è questo. Ho visto che in sede d'esame avete un po' di difficoltà a gestire delle formule semplici come questa. Perché? Perché capire una formula, capire una formula significa spenderci un pochettino di tempo. Questa formula è semplice perché ha tre attori e una divisione da fare, non c'è una grande matematica dietro, oggettivamente è una divisione, no? Vi dice che la tensione uniforme sulla sezione è pari allo sforzo normale applicato alle basi diviso l'area della sezione. Però l'equazione è una, gli attori sono tre, per cui uno potrebbe girare intorno a questa formula praticamente e utilizzarla in almeno altri due modi. Cioè, un modo è questo, l'altro modo è questo. Questa è la formula, questa è la stessa formula che vede come attore lo sforzo normale, e questa è un'altra formula che vede come attore l'area. A seconda del contesto, voi dovete essere capaci di prendere questa formula e decidere come la volete utilizzare. E adesso vi spiego cosa sto dicendo. Sto dicendo questo, che la formula scritta in questo modo presuppone che voi conosciate lo sforzo normale e l'area, e quindi con una divisione vi trovate sigma. È chiaro? La formula scritta in questo modo presuppone che voi conosciate sigma e l'area, con un prodotto in cui trovate N. La formula in questo modo significa
Sofia, che voi conosciate, N e Sigma, e con la divisione vi trovate A. Vi è chiaro? Dovete capire in che contesto voi conoscete quelle cose e potete, dovete fare quell'operazione. Per esempio, se il risultato di un'analisi su SAP è l'area, è praticamente l'area di un profilo che avete sotto gli occhi, quindi un'area vuol dire che voi avete già il profilo, siete in una fase di verifica, no? Di quel profilo, voi dovete solo calcolarvi la tensione. Allora, io ho un pilastro esistente, compresso, calcolo qual è lo sforzo normale alla base e mi chiedo, ce la farà questo pilastro a resistere? Domanda, qual è la sua tensione? Eccola, è la sua. Avete anche la sigma? Chiaro? Ma dovete capire che ragionamento stiamo facendo. Quasi sempre questa è una formula di verifica di un oggetto esistente o comunque di un oggetto dato. Ve lo potrei dare pure io. Supponi di avere un pilastro cruciforme con una sezione di acciaio con un'area di 3 cm quadri, 5 cm quadri. Lo sforzo normale è 10 kN, fai la verifica. Lo sforzo normale ce l'hai, la sezione ce l'hai, devi calcolare la tensione. Si usa così. E questa è la formula che si usa. Questo è un discorso un po' diverso, perché praticamente c'hai uno sforzo normale, c'hai la sigma che ti trovi in aria. E quando è che uno ragiona così? Quando, per esempio, in tanti momenti, perché poi diciamo, però fondamentalmente quando lo sforzo normale ce l'ha, è un dato del problema, la tensione ce l'ha o la può decidere, allora se nel momento in cui tu stai dicendo che ti stai scegliendo il materiale, se è un momento di progetto, stai dicendo io scelgo un materiale che abbia una certa tensione resistente, ok? Scelgo una classe di resistenza del materiale. E allora la domanda è, qual è l'area minima che mi serve di una trave fatta di quel materiale che io ho scelto per sopportare questo sforzo normale? Questa è una tipica formula di progetto. Ok? Ci siamo? Anche questa, diciamo, è una formula di progetto. Data una tensione resistente, dato un profilo, qua vi scegliete pure il profilo, qual è lo sforzo normale massimo che questo diciamo, profilo riesce a resistere, riesce a sopportare. Allora, a volte mi trovo e vi trovo assolutamente sprotetti, sprovveduti nei confronti di quelle che una volta si chiamavano, a paese mio, ai tempi miei, le formule inverse, no? C'è la formula diretta e la formula inversa, sono tutte formule, ognuna serve a qualche cosa, però dovete sapere ruotare intorno ad essa. Per esempio, prima io vi ho definito epsilon uguale delta L su L, perché la deformazione è l'allungamento percentuale. Dopodiché ho detto, bene, è ovvio che se voi conoscete la lunghezza iniziale, conoscete l'allungamento, vi calcolate la deformazione, ok? Ma se voi conosceste la deformazione e la lunghezza iniziale, vi potreste calcolare l'allungamento. Infatti, subito dopo, se io conosco la deformazione perché conosco la tensione e il modulo elastico, mi sono calcolata l'allungamento come il prodotto della deformazione per la lunghezza iniziale. È la stessa formula, però utilizzata in maniera inversa. Ecco, qua voi a volte vi perdete, proprio vi perdete nel nulla. E invece non dovete farlo, perché è ovvio che c'è dentro un ragionamento, ma la matematica, non c'è niente la matematica, stiamo parlando di prodotti e di divisioni, quindi c'è dentro la capacità vostra di piegare al vostro servizio e di piegare con la logica praticamente una formula semplice, girare intorno alla formula per capire. Queste sono domande che io ho fatto all'ultimo esame e la maggior parte delle persone non capiva la differenza tra questa formula e questa, ok? Tant'è vero che praticamente questa differenza poi viene sottolineata aggiungendo dei piccoli indici. Ad esempio, questa si può lasciare in questo modo e questa
si scrive in un altro modo. Allora qui praticamente comincia ad assumere una forma più progettuale, perché intervengono dei parametri che sono di natura progettuale. Per esempio, questa qui non si chiama più tensione, ma si chiama tensione di progetto, e questa qui non è più l'area, ma è l'area minima che il profilo deve avere per poter resistere a quello sforzo normale. Allora, in questo modo uno capisce che sta effettuando un'azione progettuale, però ragazzi, non è altro che l'inversa di questa a cui noi poniamo delle domande specifiche. Vi è chiaro questo? Stiamo ragionando su una formula semplicissima, ok? Adesso io ci ritorno, mettendo bene in evidenza il problema della verifica dal problema di progetto. Ok? Cominciamo dalla trazione. Quindi sforzo normale centrato, ma di trazione. Ok? Trazione. Ho un profilo soggetto a uno sforzo normale centrato di trazione. Questo profilo ha una sua lunghezza e ha una sezione. Questa sezione ha un'area pari ad A. Ok? Chiaro? Ok? Bene, problema di verifica. Verifica. Vuol dire che io ho lo sforzo normale e ho l'area. Questi sono dati. Dati. Calcolo la tensione sulla sezione, N su A. Ce l'ho e quindi posso fare questo calcolo. Sono dati. Perché sono dati? Perché sono dati? Perché ce l'ho. Quello sforzo normale ce l'ho, l'area ce l'ho, sono dati. Calcolo la tensione e faccio questa verifica. Verifico che sigma sia minore o uguale di questa FD. Questa FD la chiamo tensione di progetto. Chi mi dà la tensione di progetto? La classe di resistenza del materiale più la normativa. Cioè, io scelgo la classe di resistenza del materiale, la scelgo io, perché sono io il progettista, quindi io scelgo il materiale e scelgo la classe di resistenza del materiale. La normativa mi dice come da questa classe di resistenza devo fare piccole operazioni per trovare la tensione di progetto. Ok? Questo qui è un problema di verifica. Vi è chiaro? Questo è un problema di verifica. Si usa questa formula perché io devo effettuare la verifica di un profilo esistente. Vi è chiaro? Chiaro questo, perché quando arriviamo all'esame è un casino, la gente non riesce a distinguere questi due momenti concettuali. State camminando su un solaio esistente, dovete effettuare un cambiamento di destinazione d'uso. Il solaio esiste, esiste la sua lunghezza, esiste il materiale, esiste la sezione, esiste tutto. Voi dovete fare dei calcoli, tirate fuori un momento flettente e verificare che il solaio ce la faccia. Stiamo ristrutturando un tetto dove c'è una bellissima capriata in legno, ok? La capriata sta là, con la sua geometria, con il suo materiale, con il suo profilo. Voi vi fate strutturare il tetto, ok? Nel momento in cui ristrutturi un tetto, magari questo tetto esiste perché esiste da secoli ed era molto semplice, capriate, alcareggi e tegole sopra, solo questo, ok? Tu lo devi andare a ristrutturare. E praticamente la normativa ti impone ora come ora che lo devi ristrutturare secondo i criteri attuali della normativa, e quindi ti rendi conto che quegli arcareggi che una volta resistevano perché hanno resistito per secoli, magari non sono manco marciti, però non resistono alle azioni che la normativa dà. E tu che cosa devi fare? Devi
riverificare tutto. Devi verificare la capriata, devi verificare gli acreci. Gli acreci ce l'hai. Vorresti anche non cambiarli, ok? E quindi ci tieni tanto a che la verifica sia soddisfatta. La capriata ce l'hai, vorresti pure non cambiarla e ci tieni tanto che la verifica sia soddisfatta. È chiaro? Quindi nel caso della capriata, gli acreci sono inflessi, ma la capriata ha quasi tutti gli elementi a sforzo normale, praticamente, di trazione e di compressione, questa è la verifica da fare. Gli sforzi normali li troviamo dai calcoli su SAP con i carichi di normativa, l'area è quella che misuriamo quando andremo a fare il sopralluogo, la tensione è quella che c'è nell'elemento. Se riusciamo a riconoscere la classe di resistenza del materiale, cosa molto difficile per i materiali esistenti, ma esistono prove non distruttive che si possono fare in situ per avere un'idea di quante sia la tensione resistente, dobbiamo fare questa verifica. Questo è il momento della verifica, il profilo esiste. Andiamo al progetto. Progetto, abbiamo lo sforzo normale, abbiamo N, N è un dato, scusate lo scrivo qua, allora, progetto, N è un dato. Viene un dato, praticamente uno mi potrebbe fare una domanda della serie, ma se io sono in fase di progetto vuol dire che non ho ancora i profili. Se non ho ancora i profili non ho il peso proprio della struttura, quindi come me lo sono calcolato lo sforzo normale, no? Visto che non ho ancora definito il peso proprio della struttura, la risposta è la seguente: il progetto è un momento iterativo. Cosa vuol dire iterativo? Che non si fa una volta, si fa, si corregge e si rifà, no? Allora, per strutture intrinsecamente leggere, parlo per strutture intrinsecamente leggere, vuol dire in acciaio e legno, il peso proprio non è così importante, non è così rilevante, sono molto più rilevanti i pesi portati. Okay? Per cui io all'inizio lo trascuro bellamente, me ne frego, vuol dire che dentro questo sforzo normale il peso della struttura vera non c'è, okay? È un po' sottostimato, ok? Poi progetto, dopodiché verifico, capite i momenti come sono concettualmente diversi? Io all'inizio trascuro il peso proprio della struttura, calcolo lo sforzo normale. In base a questo sforzo normale progetto l'elemento, a quel punto l'elemento ce l'ho e ha un suo peso, questo peso lo somma a tutti i carichi, rifaccio il calcolo, un altro sforzo normale, a quel punto non rifaccio il progetto, verifico che quell'elemento scelto sia ok. Vi è chiaro il procedimento? Nello stesso ragionamento io ho un momento in cui la formula dello sforzo normale la uso come progetto, un altro momento dopo la uso come verifica. Perché il primo momento mi consente di trovare un profilo. Poi, una volta che ce l'ho, posso sommare il peso di questo profilo al peso a tutti gli altri carichi. Troverò un nuovo sforzo normale, che nel caso del cemento armato sarà abbastanza diverso. Diciamo, si vedrà sensibilmente diverso. Nel caso dell'acciaio e del legno sarà poco diverso. Con questo nuovo sforzo normale, un po' più alto, perché ci ho aggiunto il peso proprio, io vado a verificare il profilo. Quindi uso la stessa formula in due modi diversi, prima come progetto e poi come verifica. Questo è progettare, capite? Non mi venite a dire che il problema è la matematica, no, il problema è la logica, perché la matematica che c'è è una divisione. Mia nipote ha 8 anni di divisione, sa fare. E come impostare un problema? E questa è la difficoltà, ok? Impostiamo un problema, ragioniamo. Nel progetto lo sforzo normale ce l'ho, ok? Cosa devo scegliere a questo punto? Ricordate i tre attori, sigma, N e A. Io non è che ne posso decidere due, uno ne posso decidere, un'equazione ciò.
Quindi un'equazione mi serve per un'incognita, gli altri due devono essere dati. Cosa devo aggiungere qua? Devo scegliere il materiale. Io devo scegliere il materiale. Scegliere il materiale vuol dire che io scelgo la classe di resistenza. La normativa mi dà una serie di coefficienti che sono ammendicoli e che rispondono a delle logiche, adesso li vediamo quali sono, praticamente, e complessivamente da questo insieme della mia scelta della classe di resistenza e i due coefficienti che mi dà la normativa, io trovo la tensione di progetto. Quindi questo è un'altra cosa che io scelgo. Vi ricordo, scelgo parzialmente, perché una parte è scelta della classe di resistenza, dall'altra parte c'è la normativa che aggiunge coefficienti per tener conto di una serie di fenomeni. Okay? Se io ho questi due, la formula che utilizzo è questa: l'area minima deve essere n su f di domanda. Perché l'area minima? Perché è l'area minima? Perché c'è scritto minimo? Perché se non è massimo. Allora, questa è la più piccola area che io devo avere, perché la sigma oltre questo valore non può andare, è la più alta possibile a cui il materiale può resistere. Siccome questa è la più alta tensione possibile, questa è la più piccola area che io posso utilizzare. Okay? Questo è molto importante che voi lo capiate, perché quando quest'area minima diventa un numero, tipo 12 cm quadrati, questo numero deve essere ingegnerizzato. Non è che voi proprio vi trovate l'area dei 12 cm quadrati, acciaio, ci sono i profilari, magari fra a 12 non c'è, ci sarà 11, ci sarà 12 e 50. Voi quale dei due dovete scegliere? 12 e 50, è ovvio. Questo processo di scelta del profilo è un processo in cui i vostri desiderata come progettista si confrontano con il mercato, con i materiali, con l'ingegnerizzazione, con le possibilità. E la stessa cosa vale con il legno. Nel legno si fanno delle sezioni quadrate o rettangolari, cioè, ma per quanto il legno si esprime in millimetri, no? Cioè, non è che potete pensare di fare la sezione 8,56 di base per 17 di altezza. Quando siete a 8,56 per 17 siete moralmente obbligati, se non fate uscire pazze la segheria, a fare 10x20. Quella è l'ingegnerizzazione, ok? Quindi è assolutamente ovvio che poi l'area di progetto sarà maggiore dell'area minima, sempre nel processo di individuazione, cioè area di progetto, ci metto maggiore o uguale, giusto per quel caso in cui qua sia proprio uscito 100, che bello, 10 per 10, maggiore o uguale all'area minima, che è lo sforzo normale sulla tensione di progetto. Allora, avere in testa il significato di questa, capire che significa, questo è il vostro sforzo adesso, non mi venite a dire che mi mette in crisi un maggiore o uguale che una divisione, è la logica che mette in crisi, e non sto dicendo che mette in crisi voi, sto dicendo che ci sto ritornando con decisione, perché gli esami di settembre sono rimasta un po' così dalla risposta che ho ottenuto a queste domande semplici: come si progetta a sforzo normale? Questo qui vale per la trazione. Che succede in compressione? Queste cose voi le sapete già, però una parte di voi non le sa perché magari non le ha fatte in questo modo, una parte, diciamo, non le ricorda, e praticamente questo fa parte di quei concetti che andiamo a recuperare nella memoria, ok? Per lasciarli direttamente operativi nel domani. Allora, compressione. Thank you.
Allora, vi ho disegnato tre profili compressi. Praticamente la mia intenzione nel disegno, quello che volevo fare era questo: tre profili con la stessa area, ok? Nella mia intenzione, diciamo, non so se riesce a rendere l'idea del disegno, questi tre profili sono diversi, però hanno la stessa lunghezza, lo stesso sforzo ormai e la stessa area della sezione, però sono diversi. Okay? Teniamoli qua a riscaldare il banco, mentre parliamo praticamente dei due fenomeni che interessano la compressione. Mentre praticamente nella trazione noi abbiamo solo un fenomeno di crisi da cui cautelarci. Il fenomeno di crisi da cui cautelarci quando un profilo è teso è che il materiale, la tensione del materiale non raggiunga la rottura del materiale. Ora io su questa rottura, diciamo, qualche cosa vi ho detto la volta scorsa. Abbiamo capito la volta scorsa, vi ho richiamato il fatto che la crisi del materiale in un acciaio è diversa dalla crisi del materiale in un legno, no? Perché abbiamo detto quella è una crisi inutile, quella è una crisi fragile, però in entrambi i casi abbiamo definito un punto di crisi, no? Nell'acciaio il punto di crisi è lo snervamento, nel vetro il punto di crisi è il punto di rottura, vi ho detto di rottura fragile, vedete, attenzione che quando si rompe il vetro, quando si rompe il legno, ve lo dice, e un attimo dopo è successo uno scarafascio, no? Invece quando si snerva l'acciaio vi lascia un po' di tempo, che è tutto il suo campo di duttilità, per poter, diciamo, prendere delle decisioni, ok? Quindi vi lascia un po' di tempo, oppure c'ha delle riserve, ecco, di resistenza a livello di profilo che vi possono aiutare. La duttilità vedetela come una riserva di resistenza. Sto usando meno matematica possibile per far capire tutti. Allora, comunque ogni materiale ha un suo punto di crisi. Il punto di crisi nel legno è la rottura fragile, nel vetro la rottura fragile, nel calcestruzzo. Il calcestruzzo può avere della duttilità, praticamente, ma quel punto di crisi, chiamiamolo comunque rottura, nell'acciaio snervamento, ok? La normativa, una volta che voi avete individuato il punto di crisi, parlando in qualche modo, scegliendo la classe di resistenza del materiale, aggiunge una serie di coefficienti, che chiamiamo coefficienti di sicurezza, eccetera, per calcolare la tensione di progetto, che è il numero che poi voi inserite nelle formule, va bene? Questo è il primo fenomeno, la rottura del materiale, cioè lo sforzo normale si deve confrontare con la resistenza del materiale. In questo caso le formule che abbiamo sono solo due, che sono le stesse. Verifica. Pensate alla muratura, esiste bene a compressione,
resiste poco e male alla trazione. Il legno resiste meglio a compressione che non a trazione, resiste ancora meglio a flessione praticamente nel legno. Quindi vuol dire che di volta in volta dobbiamo capire qual è la tensione che ci dobbiamo mettere. A compressione, a trazione per molti materiali fa differenza. Quindi quando andiamo a fare la verifica di un materiale compresso soggetto a sforzo normale centrato, la forma è la forma di verifica, però attenzione, la tensione di progetto è quella di compressione. Quando andiamo a fare, a utilizzare la formula di progetto per trovare l'area, la formula è la stessa, ma attenzione che la tensione di progetto può essere diversa, perché a compressione quel materiale può avere minore resistenza, ok? O maggiore resistenza. Quindi la prima cosa da dire è che nei riguardi del fenomeno di crisi, rottura del materiale, le formule sono assolutamente le stesse, però attenzione a FD, alla tensione di progetto, ok? Andiamo adesso all'altro fenomeno, che è quello che io qua vi ho simulato. Qual è la differenza tra queste tre strutture? Sono tre elementi strutturali compressi che hanno la stessa area e la stessa luce. Qual è la differenza visibile? Visibile. La sezione del modello. Vediamo così se la capite, carico di punta. Okay?
oppure detto il fenomeno dell'asse neurero. Come venite da varie scuole, studiamole tutte, ma io non ce l'ho più di queste. Riconoscete? Vi riconoscete in una delle tre scritte? C'è qualcuno che non ha visto nessuna delle tre? Ok, bene. Il fenomeno di instabilità euleriana è un fenomeno, diciamo, di crisi non lineare. Non lineare cosa vuol dire? Vuol dire che si distrugge quella naturale proporzionalità, quel naturale rapporto di causa ed effetto che è espresso in tantissime espressioni, formule, eccetera. Ad esempio la formula di Hooke, no? Per la molla, FFU, F uguale KU, oppure si tensio utvis, no? C'è un sacco di formule di questo genere che esprime un profondissimo desiderio dell'uomo di controllare i fenomeni e che questi siano regolari, no? Della serie. Io ti sto parlando con tranquillità, non è che è una sbella? Crisi. Perché è proprio il desiderio che la realtà sia smooth. E smooth in inglese significa regolare, ok? Per cui continuità, proporzionalità, linearità, sono la maggior parte dei modelli matematici che noi conosciamo, sono semplici, continui, lineari. Per quale motivo? Uno, perché sono i soli che sappiamo risolvere, perché quelli non lineari sono molto più cazzuti, finitamente più cazzuti, più complessi. Abbiamo visto, lo lasciamo. No, tu lo devi tagliare. La maggior parte dei modelli che noi conosciamo e che noi, modelli matematici che noi trattiamo, sono modelli continui, sono modelli lineari, sono modelli semplici, mentre la realtà è molto più complessa. Per esempio, i fenomeni di crisi che vediamo in continuazione non sono fenomeni lineari, perché sono fenomeni in cui salta ogni proporzionalità, ogni nesso fra causa ed effetto, sono fenomeni irreversibili praticamente, no? La rottura è uno di questi. Il fenomeno dell'asta di Eulero è diciamo, un fenomeno le cui equazioni in gioco sono ampiamente non lineari, ok? Che fenomeno è? Perché si distrugge questo rapporto più o meno sereno fra causa ed effetto? Perché succede questo, ragazzi? Succede questo. Io ho un'asta compressa, no? Che ha una sua tensione, ok? Così. Succede questo. Supponiamo di fare un ragionamento di questo tipo. Noi comprimiamo quest'asta a valori crescenti dello sforzo normale, no? Cioè prima con uno sforzo normale piccolo, poi con uno sforzo normale un po' più grande, poi con uno sforzo normale un po' più grande, poi con uno sforzo normale più grande ancora, no? Allora, che cosa succede? Se l'asta è sufficientemente snella, poi chiariamo che vuol dire questo termine, sia che cos'è la snellezza, sia questo sufficientemente snella, perché per ora è impreciso. Se l'asta è sufficientemente snella, succede questo. Per valori piccoli del carico, man mano che il carico cresce, tutto si comporta come una semplice asta compressa. Come si comporta una semplice asta compressa? Tu la comprimi e lei si accorcia e dilata un po', gonfia come le ranocchie. Però questo succede fino a un certo punto. Dopo questo certo punto l'asta non ha più questo comportamento, perché quello che fa è che quando il valore del carico diventa mangiare uguale un valore che io chiamo ME, carico critico euleriano, quest'asta fa così. Sbanda.
ok? Perde la forma. Il fenomeno è quello dell'asta d'ombrello. Nell'asta d'ombrello si vede con molta semplicità, molta ma molta semplicità, perché è talmente snella che appena la comprimi quella sbatta lateralmente. Guardate che i fenomeni di stabilità valeriana che voi conoscete col carico di punto sono tanti. Per esempio, un altro eclatante è un fenomeno di flesso-torsione, cioè se voi prendete una trave inflessa, che ha una sezione con un alto momento di inerzia e una bassa rigidezza torsionale, passatemi praticamente questo termine, quando si inflette, uno pensa la flessione, io vado a caricare così e questo si inflette nel suo piano, non fa così, si inflette ma va in torsione. Questi si chiamano fenomeni di stabilità di flesso-torsione, che succede quando l'asta c'ha quella sezione un po' carogna che io vi ho disegnato, no? Grande momento di inerzia per troppo sottile, piccola rigidezza torsionale, no? Ce ne sono tanti altri, ma ce ne sono infiniti altri di fenomeni di questo tipo, no? Veramente tanti. E però noi ricordiamo soltanto questo, in questo momento. Questo ve l'ho lanciato perché magari quando progettate una trave così vi deve venire il dubbio, ma che succede qualcosa, ok? Non possiamo fare il fenomeno di flessione torsione, però sul carico di punta ci riflettiamo un poco, perché voglio dire, se dobbiamo progettare una travatura reticolare o un pilastro con la compressione semplice, noi conti ci facciamo, ok? Allora, la prima cosa da capire è quanto vale NE. Non andiamo a scrivere il sistema di equazioni differenziali che definisce NE, ma io ve lo sparo così com'è. E poi è questo. Ok, vediamo che sono queste grandezze. Questo valore che si chiama carico critico valeriano ha praticamente alcuni parametri che sono semplici. E è il modulo dell'elasticità normale del materiale. Modulo dell'elasticità normale del materiale. Il minimo che cos'è? Il minimo è il momento di inerzia minimo della sezione. Minimo della sezione. Se io ho una sezione rettangolare, questa è l'asse X, questa è l'asse Y e questa è il centro d'area, io ho due momenti di inerzia importanti che sono quelli intorno all'asse X e quelli intorno all'asse Y. Quale dei due è il minimo? Come vi fate ad accorgere che un momento di inerzia è più grande dell'altro? Alza l'altra difesa. Tu lo sai, tu non devi parlare. Tu non devi parlare, devo dire loro. Tu le sai, le sai. Quante prese le sai? Ah, non le prese bene. Che è successo? Allora, diciamo, il momento di inerzia di una sezione rispetto a un asse dipende da quanta area la sezione ha lontano da quell'asse. È questa la cosa. E se uno vuole definire proprio il momento di inerzia intorno a X, l'integrale areale di Y quadro è A. E il momento di inerzia intorno a Y è l'integrale areale di X quadro è A. No, voglio dire, queste cose fanno una paura terribile, invece sono delle cose semplici. E vi spiego perché. Perché sono cose semplici? Perché se io scrivo l'integrale rispetto all'area di Y quadro di A, quello che sto facendo, se ho capito bene l'integrale, che cos'è l'integrale, ragazzi? L'integrale è il limite di una somma. Ok? Quindi sto
quadro a voi. Allora, innanzitutto, quello che sto facendo con l'integrale e lì è una sommatoria. Una sommatoria di pezzi che diventano sempre più piccoli. Allora, che sono quelle cose? Io scrivo là, un esempio. Io sto dividendo questo rettangolo in n pezzi, magari quadrati, che è semplice, quadrati. Ognuno di questi pezzi ha un'area che chiamo A con I. Ognuno di questi pezzi ha una distanza che chiamo Y con I. Io sto semplicemente facendo questo. Moltiplico l'area per la distanza al quadrato, è chiaro, di ognuno di questi pezzi. Allora prendo il pezzo 1 e fa che area ha 2 cm quadrati. Qual è la distanza? 3 cm quadrati. Dal quadrato quanto fa? 9. 9 per 2 è 18. Ok, il primo pezzo mi dà 18 più secondo pezzo 60. Distanza uguale quadrato, un altro 18 e così via. Li sommo tutti quanti. E ottengo un numero. Chiaro? Questo è il momento di inerzia. E questa somma, dici, ma che ti serve questa somma? Poi lo vediamo un'altra parte, la pressione emerge, la potenza del momento di inerzia. Anche qui, praticamente, diciamo, non abbiamo ricavato, però lascio il momento di inerzia. Che cosa fa il momento di inerzia? Il momento di inerzia è una quantità che premia le aree distanti dal baricentro. Più hai area distante dal centro, più il momento di inerzia è alto. Perché? Perché le aree distanti vengono moltiplicate con le distanze al quadrato. E siccome il quadrato è una funzione che fa crescere le cose, le fa crescere perché 5 al quadrato fa 25, ma 10 al quadrato fa 100, vedete come crescono praticamente, quello che succede è che più sei distante dalla 6x, più il tuo contributo, piccola area, al momento di inerzia è importante. Allora uno, se capisce sta cosa e guarda una sezione così, dice questa sezione c'ha la stessa area, sia che io calcolo il momento di inerzia lungo x, sia che calcolo il momento di inerzia lungo y, è la stessa sezione, è la stessa area, sì. Ma lungo x c'è più area distante dall'asse x. Quando io calcolo il momento in inerzia intorno a x, c'ho più area distante dall'asse x. Quando calcolo il momento di inerzia intorno a y, è tutta spiaccicata l'area intorno a y, non lo vedete? Quindi è ovvio che il momento di inerzia più piccolo qua è I con y. È un colpo d'occhio. È un banalissimo colpo d'occhio che poi si trova nei risultati, perché se io questa la chiamo B e questa la chiamo H e voglio calcolare I con X è un dodicesimo di B per H cubo, mentre invece se io calcolo I con X è un dodicesimo di H per B cubo. È ovvio che qua domina il cubo, perché se il quadrato fa crescere, il cubo fa crescere ancora di più, ok? Allora, qui ho la potenza al cubo sul lato lungo, mentre qui ho la potenza al cubo sul lato corto. I due numeri sono completamente diversi. Vogliamo vedere? Facciamo B uguale a 1 e H uguale a 10, così ne accorgete, va bene, no? Facciamo B uguale a 4, così, e H uguale a 10. E vediamo di calcolare i due valori. Allora, I con X è un dodicesimo di 4 per 10 al cubo. 4 dodici semplificano, qua viene 3, 10 al cubo fa 1000, ho 1000 terzi. I con Y è un dodicesimo di H, cioè 10 per 4 al cubo. Allora un 4 se ne va con questo e rimane 3, e ciò 10 terzi per 4 al quadrato per 16, cioè 160 terzi. Qual è più grande? 1000 terzi. Vedete che 1000 terzi è considerevolmente più grande di 160 terzi. Eh? Mi raccomando, sul momento di inerzia si boccia. È come le isostatiche, si boccia sul momento di inerzia. Perché chi non sa che cos'è il momento di inerzia non deve proprio andare avanti. Allora, torniamo a noi e abbiamo
cos'è il minimo? La sezione è, la sezione ha due assi principali di inerzia. Intorno ai due assi la sezione ha due momenti di inerzia o uguali o diversi. Se sono diversi, qua stiamo focalizzando l'attenzione sul più piccolo dei due. Ok? Perché è assolutamente ovvio pensare che se il fenomeno di stabilità euleriana è un fenomeno che fa inflettere la trave, lo vedete che la trave da compressa diventa curva, quindi nasce una flessione in quella trave, eh? Questa flessione nasce, è naturale che nasca intorno all'asse rispetto a cui la trave è meno protetta, perché ha un momento di inerzia piccolo. Momento di inerzia piccolo vuol dire resiste poco alla flessione indotta, vuol dire che è pronta per essere inflessa in quella direzione, non nell'altra, dove c'è un'inerzia, un momento di inerzia grande, quindi una minore attitudine alla curvatura. Lo capite il significato di inerzia? Qual è? Inerzia flettente significa una resistenza intrinseca della sezione a farsi curvare. Più sei con un momento di inerzia alto, più ci vuole un carico forte perché tu ti curvi. E allora se la sezione ha due assi, uno rispetto a cui paghi un prezzo enorme per incurvare la trave e l'altro rispetto a cui paghi un pezzo piccolo per incurvare la trave, quando arriva lo sforzo normale che tende a fare curvare, è ovvio che si curva prima nella direzione di minima inerzia. Questo è naturale, no? Che rappresenta la direzione di debolezza flessionale della sezione. Ok? Che cos'è il zero? Si chiama lunghezza libera in flessione, anche questo è il risultato dell'equazione differenziale che da cui si determina il carico critico euleriano ed è pari a beta per L, dove L è proprio la lunghezza dell'elemento. Questo è l'elemento e beta è un coefficiente che dipende dalle condizioni di vincolo. Mi dà un po' fastidio spiegarvi così che stabilità euleriana, però uno l'avete già fatta, due, non è qui il caso di infilarsi dentro equazioni differenziali complicate, visto che dobbiamo spingere verso il problema progettuale. Questo si chiama progettazione strutturale, questo forse è una scienza della costruzione. Allora, beta è un coefficiente che dipende dalle condizioni di vincolo, in questo caso beta uguale a 1, in questo caso beta uguale a 2, in questo caso beta è uguale a 0,5, in questo caso qua beta è uguale a 0,7. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo primo caso L0 uguale ad L, in questo secondo caso L0 uguale a 2 volte L, in questo terzo caso L0 uguale a L mezzi e in questo quarto caso L0 uguale a 0,7 per L. Allora, che cos'è la lunghezza libera di flessione? Diciamo, chiunque in qualche modo si ricordi l'equazione che c'è dietro praticamente la definizione del carico critico euleriano sa che la trave, quando lo sforzo normale arriva al valore critico, assume una configurazione che è governata da segni e coseni, ok? Per cui si inflette così, in questo caso si inflette così, in questo caso si inflette così, in questo caso si inflette così. Queste qui sono onde, no? Perché se uno vuole rappresentare una funzione trigonometrica tipo il seno e il coseno, che cosa trova? Trova delle onde, ok? Lo sapete come sono fatte la funzione seno e sono coseno? Sono delle onde, ok? Bene? Queste onde a un certo punto che cosa fanno? Cambiano la loro concavità passando attraverso dei flessi, ok? Per cui io adesso vi disegno dove stanno i flessi e vi
faccio capire che la lunghezza libera di inflessione non è altro che la distanza fra due flessi consecutivi della soluzione che definisce il carico critico euleriano, ok? Perché flessi, perché questi sono serie con serie e sono onde, per cui questa qui è L0 per la trave doppiamente appoggiata, questa qui è L0 per la mensola, questa qui è L0 per praticamente la trave incastrata e incastrata, e questa è L0 per la trave incastrata e appoggiata, che valgono esattamente quello che vedete scritto sulla lavagna, ok? Senza scrivere l'equazione differenziale, però se sappiamo che quell'equazione ha come soluzione un valore del carico e anche una deformata, praticamente riusciamo a capire chi sono gli ingredienti di questa formula senza per forza doverla ricavare. Adesso però dobbiamo capire cosa ce ne dobbiamo fare questa volta, ok? Perché c'è una cosa importante, che guardiamo qui. Quando noi progettiamo, ragioniamo un attimo, noi vogliamo che l'asta non si instabilizzi, ok? Quindi, così come se vogliamo che il materiale non arrivi a rottura, noi dobbiamo prendere un materiale più resistente, se vogliamo che l'asta non si stabilizzi, dobbiamo fare in modo che l'asta abbia un elevato carico critico euleriano. È chiaro? Più elevato è il carico critico euleriano dell'asta, con più difficoltà il carico esterno lo raggiunge. È chiaro? È come dire che vogliamo un materiale più resistente. Qua diciamo vogliamo un profilo più resistente dal punto di vista dell'insorgenza del fenomeno del carico di punta. Sentite le parole che sto dicendo, risentitele su YouTube perché vanno dette così. Non è che va detto in un altro modo, va detto come ve lo sto dicendo e non lo dovete imparare, lo dovete capire. Quindi il mio obiettivo quando progetto un'asta compressa è che quest'asta abbia un elevato carico di punta. Cosa vuol dire elevato carico di punta? Che il momento di inerzia minimo della sezione non sia resistibile e che, perché più alto il momento di inerzia minimo, più alto è il carico di punta. Oppure che la lunghezza libera di inflessione che va al quadrato, vedete, sempre avere paura delle potenze, quindi è importante la lunghezza libera di inflessione, non sia troppo alta. Allora dici, quante ne vuoi, professore? Dobbiamo tener conto di due parametri in contemporanea, il momento di inerzia, la lunghezza libera di inflessione, come facciamo a tener conto di questi in termini progettuali? Facciamo una cosa, invece di due parametri vediamo di trovarne solo uno, la snellezza. Come manipoliamo quella formula per tirar fuori un solo parametro e sulla snellezza decidiamo. Lo vedete quanto tempo ci sto dedicando a questa cosa? Raccontando fatterelli, no? Che sembrano cappuccetto rosso, vada la mamma, viene questo, dammi il cestino. Io ve lo racconto così, anche così voglio che voi me lo raccontiate, però voglio che me lo raccontiate, ok? Perché sì, queste cose le sto rifacendo, nessuno di voi si può permettere in busto in seduta all'esame di dire professore non sono del programma di quest'anno, perché io questo brano. Vediamo un po' come tiriamo fuori la snellezza da questa formula. Ok, qua c'è bisogno di capire una cosa, che il momento di inerzia è una quantità positiva. Non esiste un momento di inerzia negativo, ragazzi, il momento di inerzia è positivo. Perché è positivo? Perché la somma di quantità positive, ricordatevi, sommano il prodotto delle aree per distanza al quadrato. L'area è positiva, la distanza al quadrato è positiva, quindi una somma di quantità positive non può che dare un numero positivo, ok? L'area è un altro numero positivo, sono tutti e due numeri maggiori di zero. Quindi se io faccio questo rapporto, divido il momento di inerzia con l'area, che cosa ottengo? Un numero positivo. Siete d'accordo sul fatto che è un numero positivo? Bene. Se è un numero positivo posso
posso fare la radice quadrata? Sì, perché la radice quadrata esiste solo per numeri positivi. Benissimo. Una volta che ho fatto la radice quadrata, dico che questo lo chiamo raggio di inerzia minimo della sezione. Si trova proprio così il raggio di inerzia minimo della sezione, che è una rappresentazione dell'inerzia tramite un'ellissi che sta spiaccicata sulla sezione, ma non me ne frega niente in questo momento che voi capiate questo. Quello che dovete capire è che il raggio di inerzia minimo o è tabellato o è facile trovarlo, ok? È molto facile trovarlo in termini di altre grandezze, ma non ci fermiamo neanche qua, perché adesso facciamo questa operazione. Se vale questa, perché l'ho definito il raggio di inerzia minimo, io posso scrivere che il rho minimo al quadrato è il momento di inerzia diviso l'area, perché faccio il quadrato del primo membro e il quadrato del secondo membro. Il quadrato del primo membro fa rho minimo al quadrato, il quadrato del secondo membro fa sparisce la radice quadrata. Siete d'accordo? Poi applico la formula inversa e trovo che il momento di inerzia minimo è uguale all'area del profilo per rho minimo al quadrato. State capendo anche un'altra cosa, spero che la stiate capendo, che i profili non sono caratterizzati solo dall'area, ma sono caratterizzati anche da come questa area si distribuisce intorno al centro. È chiaro? Non è l'area quello che importa in questo ragionamento, perché pur essendo il profilo compresso, quello che conta è il momento di inerzia, quindi non tanto l'area, che invece interessa quando si parla di resistenza del materiale, perché l'area distribuisce la forza applicata su una maggiore superficie possibile e quindi la tensione diventa piccola. Non è questo che interessa, interessa in questo caso come quest'area si dispone intorno al centro. Ok? Sono due i parametri che definiscono l'inerzia, l'area e il raggio di inerzia minimo. Perché lo scrivo così? Perché così lo posso scrivere qua sopra. Ok? Cosa ho fatto? Ho sostituito al momento di inerzia il prodotto di A per rho minimo al quadrato. Ok? Ho fatto solo questo. Se voi guardate i profilari dell'acciaio, guardate i profilari dell'acciaio, trovate IPE 80, tot area, tot peso per metro lineare, poi comincia, momento di inerzia intorno a X, momento di inerzia intorno a Y, modulo di resistenza a flessione, X e Y, comincia, rho minimo lungo X, rho lungo X, rho lungo Y, sono dati che dipendono dalla sezione di raggio di inerzia. Questo si chiama raggio di inerzia perché è una lunghezza, è importante che capiate questo, perché il momento di inerzia è una lunghezza alla quarta, l'area è una lunghezza al quadrato. Se io divido la lunghezza alla quarta, diviso la lunghezza al quadrato, trovo una lunghezza al quadrato, faccio la radice quadrata e trovo una lunghezza. Si chiama raggio perché è una lunghezza. Tra parentesi, il raggio di un'ellissi che posso disegnare sul profilo, che si chiama ellissi di inerzia e che è solo una rappresentazione grafica di come l'inerzia è distribuita in quella sezione. L'avete già fatto? Se non l'avete già fatto, ve lo dico io, non è così importante. Non è importante. Quello che è importante qua è che io posso fare questa roba. Porto lo minimo qua sotto, non ho fatto altro che portare lo minimo qua sotto e scrivere che L0 al quadrato diviso lo minimo al quadrato, ho utilizzato questa. È vera questa? È vera questa? Sì. Vera? Io prima ho portato il minimo qua sotto, poi ho fatto questo passaggio, ditemi se è vero. Vero? Vero? Cioè nel senso che io posso prendere due numeri, fare il quadrato del primo, il quadrato del secondo e dividerli, oppure dividerli prima e poi fare il quadrato, è vero, per le proprietà dell'aritmetica elementare, ho fatto questo. Ho fatto due passaggi in uno. Prima ho preso il minimo e l'ho messo qua e poi ne ho fatto, ho utilizzato questa proprietà. Questo è molto importante perché qui esce fuori una grandezza che è una stellezza. La definiamo così. Ed è il rapporto tra la lunghezza libera di flessione che vi ho definito prima e il raggio minimo di inerzia della sezione. È il rapporto di due lunghezze e quindi è un numero puro, una grandezza dimensionale. Ragazzi, questa stellezza rappresenta proprio quel parametro
voi avete utilizzato per dire che io sono meno snella di Giulia e più snella di? Di? Matteo. Di Matteo. E questo è il parametro. Perché in qualche modo la lunghezza libera di inflessione più o meno rappresenta l'altezza del profilo e il raggio di inerzia minimo rappresenta più o meno la larghezza del profilo. Quindi questo parametro snellezza, un parametro dimensionale che è molto simile a quello che voi avete utilizzato per mettere me, Matteo e Giulio in fila. Ok? Un parametro visuale, molto forte praticamente. Una volta che abbiamo definito la snellezza, noi ci abbiamo che il carico critico di grano ME diventa il greco quadro E diviso la snellezza al quadrato. La snellezza non è della sezione, è dell'elemento, un elemento strutturale. Continua, c'è la registrazione, c'è, continua, e continua fino a quando non finisco, devo finire, se no questa rimane pronta, non è per niente. Allora, la snellezza è questo parametro, ok? Adesso, scusatevi, l'aria c'è, certo. Quindi il carico critico lo scriviamo così. A questo punto, se io divido il carico critico per l'area, cosa ottengo? Io faccio una versione di questo genere, N diviso A. Che cos'è? È una tensione. È una tensione questa? È una forza per unità di superficie? La posso chiamare tensione critica euleriana? Che cosa mi rappresenta? Mi rappresenta la tensione che c'è nel materiale quando si innesca il carico critico euleriano. È così o no? A qualunque livello del carico io posso calcolare la tensione, lo posso fare? Divido per l'area e calcolo la tensione. Mi calcolo la tensione proprio nel momento in cui insorge il carico critico euleriano. E questa tensione la calcolo da qua. Così sparisce pure l'area. Guardate questa formula. Questa formula è terribilmente interessante. Perché? Perché mi dà la tensione critica in funzione della snellezza. Quindi se io do un valore alla tensione, io posso ricavare la snellezza per cui questa tensione non si supera, per esempio. Posso fare. Questa mi rappresenta un'equazione se io praticamente riesco a gestirla. Allora, andiamo a questo punto a capire come giocano le due equazioni. Io ho un'equazione che è questa. E poi c'è un'equazione che mi vuole cautelare da un fenomeno di crisi. Quale? Rottura del materiale. Questa è un'equazione che mi vuole cautelare da un altro fenomeno di crisi, che è l'instabilità euleriana. Ok? Cosa? Ego qua, sì, giusto. I due fenomeni sono diversi, ma io quante equazioni ho, ragazze? Due. Una è un'equazione, tra l'altro è un'altra equazione. Con due equazioni quante incognite posso determinare in un problema di progetto? Due. E due me ne servono, ragazze, perché a me mi serve di definire il profilo, ma non mi serve solo l'area, mi serve anche il momento di inerzia minimo. Perché se io mi interesso solo dell'area, io mi cautelo dall'insorgenza della rottura del materiale, il profilo mi va in crisi per instabilità euleriana. Se mi interesso solo dell'inerzia e me ne fotto dell'area, il profilo mi va in crisi per rottura del materiale. Sono tutti e due, mi devono interessare tutti e due. Quindi io da queste due equazioni devo trovare due parametri. Uno sarà
un'area minima e l'altro sarà una stellezza minima. E con questo io progetto. Allora, da qui, questa qui è una formula di verifica, se voglio utilizzarla come formula di progetto, ci avrò area minima uguale n su f. Da qui io ricavo una lambda, una stellezza minima, che è la radice quadrata, che è y, che vedete che esce fuori dalla radice quadrata, per la radice di f. Ovviamente, ricordandomi che lambda minimo non è altro che n0 su r minimo, io posso giocare su questi due parametri per poter avere una lambda sufficientemente grande, cioè nel senso che se lambda è il rapporto fra la lunghezza libera di inflessione e il rho minimo, se io voglio una snellezza bassa, cosa faccio? O abbasso la lunghezza libera di inflessione o aumento il raggio di inerzia. La snellezza praticamente e diciamo questa è una lambda massima, ragazzi, un errore, lambda massima, scusatemi, lambda massima è associato meno praticamente. Quindi siccome perché, diciamo, una trave troppo snella è una trave che può facilmente incorrere nell'insorgenza del carico critico leviano, se io voglio diminuirla devo o diminuire la lunghezza libera di inflessione oppure aumentare il raggio di inerzia minimo. Ok? Questo valore della snellezza è talmente importante che praticamente nella normativa voi vi si danno una serie di verifiche legate alla snellezza, ma la verifica più importante è che la normativa dice: guardate, i profili principali non devono avere una snellezza superiore a 200, 250, comunque li impongono, indipendentemente dal carico. Ok? Allora, domani, e chiudo qua, scusami, perdonami, domani quello che fate, diciamo, sarà un'esercitazione sulle trave reticolari spaziali e voi vi troverete non solo a gestire la travatura reticolare e a trovare i discorsi normali, ma anche a decidere